Oggi ci troviamo a Youth, un evento organizzato dalla Regione Emilia-Romagna che accoglie proposte dagli anni 35 su tematiche di vario tipo, dal green alle tematiche sociali. Dopo la registrazione ci hanno dato un adesivo col nostro nome e ora vediamo dove attaccarlo. Allora, cosa stiamo aspettando? Il discorso di inaugurazione di Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, e di Elly Schlein, vicepresidentessa. Dichiaro già che Youth sarà una piattaforma, sarà un percorso e un forum permanente che continuerà anche oltre questa bella giornata. Adesso inizia il momento in cui dobbiamo portare a concretezza e a realtà alcune delle proposte che avete fatto durante queste date. Abbiamo a disposizione oltre 600.000 euro che saranno attivabili anche da progetti che gruppi informali di ragazzi e ragazze e associazioni vorranno presentare per rendere concrete anche le idee che vi saranno venute e continueranno a venire qui a Youth. Quindi grazie, grazie, grazie. Noi stiamo provando a scommettere sul protagonismo vostro e anche su politiche che provino a premiare coloro che nei comportamenti provino a darci una mano a entrare dentro ai due pilastri che Next Generation EU e il PNRR ci consegna e che sono la transizione ecologica e quella digitale. Grazie. Adesso cosa succede? Andiamo a vedere cosa succede nei gruppi di lavoro. Andiamo. Nicola. Igor Pellegrini. Piacere, mi chiamo Valeria Fischetti. Qui è uscito fuori che è importante potenziare il trasporto biciclette con più sharing a livello comunale. Abbiamo trattato i temi dell'LGBT, bisogna portare i temi LGBT in tutti gli ambiti perché le persone possano accogliere le persone della comunità LGBT. Allora Cristina, sono finiti i tavoli e adesso cosa sta succedendo? Adesso ogni gruppo ha eletto un rappresentante per presentare in un minuto le proposte di cui hanno discusso insieme, le stiamo ascoltando. Quindi la giornata è finita? La giornata è finita, si conclude qui. È stata producente? È stata producente, piena di speranza per le aspettative per il futuro.